E se c'è qualcuno, esca adesso, grazie. Sembrerebbe di no. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Agire. Certo. Giurma, oggi faremo fare il tour a Fieric della Createcraft. Non sarà un tour completissimo di tutto, ma gli faremo vedere, diciamo, le zone più iconiche, come le vele di Scampia. Ma io qua stavo aspettando qualcuno. C'è qualcuno qua? Dove cavolo? Dove è finito? Ecco. E la Madonna che salto! Ma dove sono finito? Ma non è il mio mondo questo, sembra troppo bello per essere il mio mondo. Allora, sei appena finito all'interno della Technocraft di Luke 4316. Ecco, riconoscevo lo stile barocco che c'era in queste costruzioni, ho capito, hai ragione. No, comunque, Rick, benvenuto all'interno della mia serie moddata la Createcraft, ed è molto molto particolare, e a breve vedrai un pochettino tutto quello che è particolare di questa mod. Ma io ho sentito prima che hai visto un po' lo strano. Sì, c'era una gallina rosa, però l'ho persa, le ho tirato anche un pugno. Ah, eccola. Questa sì. Qui? Sì. Ah. Andiamo. Ah, è così che si risolvono i problemi in Sicilia. Tu non hai capito niente, qua noi ci troviamo in Sicilia. Ah, dove siamo? Questa è veramente la Sicilia. Se non ci credi, ti faccio vedere subito. Qui abbiamo il campanile. Tipico siciliano. Giurma, però prima di continuare volevo ricordarvi di lasciare un mega mi piace. E se siete nuovi iscrivetevi subito al canale attivando la campanellina. E adesso, se l'avete fatto, continuiamo con il tour. Abbiamo soprattutto l'inconfondibile di sottofondo, l'Etna. Ah, ecco, riconoscevo effettivamente l'Etna, sì. Capito. E poi naturalmente pensa la gente che ci costruisce le case sotto. Infatti quella lì è casa mia, proprio sotto la valle dell'Etna. Certo. Hai fatto benissimo. Poi la casa, sai, prende valore quando stai in posizioni del genere, tipo. Ma certo, ma vuoi mettere strutture vicino ai vulcani, perché no? Sì. Ah, aspetta un attimo che c'è un attimo una roba che qui è ferma. Olè, possiamo andare. Ah, ecco. Giustamente come faceva ad andare se l'acqua è ferma? Hai mosso l'acqua, adesso il mulino magicamente si muove. Certo, ma ci mancherebbe, scusami. Ah, fai attenzione un attimo a questi cavi che vedi, sono i cavi dell'alta tensione. Oddio, ma quindi puoi rubare elettricità come si fa in Sicilia? È quello che faccio proprio io. Mi sono attaccato direttamente all'alta tensione io. Vedete, non ho più bisogno di andare a vedere la Sicilia, basta giocare questa serie. Sì, ma guarda che oggi ti faccio esplorare la Sicilia, parte della Calabria e poi andremo a Little Napoli. Perfetto, le abbiamo tutte. Oh, grazie. Esatto. Un sacco di posti che non ho il coraggio di visitare IRL perché ci tengo alla mia incolumità. Meno male che c'è la riproduzione su Minecraft. Ma tranquillo che ora noi ci equipaggiamo per muoverci in questo mondo, quindi vieni qua. Ok, allora, quindi, punto primo, via le carte, prendiamo i contanti, giusto? Allora, sì, ma prima cosa, queste ci serviranno dopo, naturalmente, dopo. Per mimetizzarci nella folla. Certo. Qui hai il classico kit siciliano. Perfetto, prendiamo tutto. Arancina, quindi stai dicendo che la versione ufficiale è arancina e non arancino. Noi qui siamo inclusivi, c'è arancina e anche arancino in caso. Ok, però c'ho l'arancina. Io ho preso quella punta perché nella zona catanese si fa quella punta. E questa non è a punta? Questa è a punta, sì. Ah, è a punta, quindi arancina, ok. Allora, no, in realtà mi sa che forse anche al contrario ho sbagliato. Ma però ne frega tanto, i siciliani non hanno internet, non guardano sti video. Non lo scopriranno mai. Dicevamo, Rick, praticamente questa serie è una serie, da come hai capito, moddata, e ci sono diverse cose molto particolari. E appunto voglio farti vedere prima di tutto la centrale elettrica, naturalmente, che va a carbone. Perfetto. Per forza di cosa. Per inquinare un po' di più, giusto? Sì, perché c'è l'aria pulita siciliana, che fai? Non l'inquini un pochettino di più? Esatto, giustamente si fa invidia a Milano, quindi bisogna mettersi all'opera. Eh no, un po' di smog serve. Un po' di smog serve, certo. Sennò per poi quando migri verso il nord non sei abituato e stai male. Allora, Rick, praticamente ci troviamo all'interno del Kerberos, che è questa nave steampunk, diciamo,
dove si produce appunto corrente. Qua, come vedi, noi abbiamo degli alternatori di ultima generazione che grazie alla forza cinetica creano corrente. Praticamente sono degli addinamo e basta. Pensa a te che figata, io ho fatto il geometra, non l'ho viste ste cose. Davvero? Eh sì. Vabbè, comunque, guarda, seguimi. Naturalmente serve la forza motore di tutta questa roba qui. Ecco, e la forza motore... Oh, il carbone. Sono appunto questi mega boiler che bruciano, non so, tipo 1000 pezzi di carbone all'ora. Perfetto. E per creare appunto corrente per alimentare tutta la Sicilia. Oh, perfetto. Poi c'è anche una postazione dove poter aspirare questi fumi benevoli. No, ma c'è il locale pompe se vuoi. Ah, ok. Io qui ho due porte. Sta a te scegliere quale porta aprire. Allora, viste le mie larghissime spalle, entrerò in quella più grande, cioè questa. Orca miseria, mi sa che è quella sbagliata. Ma che cazzo? Scelta veramente più che saggia. Naturalmente la Sicilia ha bisogno di mezzi per muoversi, cioè dobbiamo dare dei, come si dice, dei mezzi pubblici alla popolazione, giusto? Sì, che immagino funzionino molto bene in Sicilia. Sì, 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 ovvio, naturalmente qui i treni arrivano sempre in orario. Puntualissimi, perfetto. Puntualissimi, e infatti adesso andiamo a prendere un treno. Bene. Piu. Quante altre cose hai doppiato oltre alla pistola? un poco. Sai cosa mi ricorda? Mi ricorda il Sium. Il momento Sium di quella bellissima serie, no? Ti ricordi? Con tutti quegli youtuber famosi. Sì, 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 mi ricordo benissimo. A differenza della vera Sicilia e della vera Calabria, c'è una particolarità. Non serve più il traghetto per andare in Calabria. Qui è stato costruito ponte sullo stretto di Messina. Eccolo che arriva. Oh, se mi metto qua cosa succede? Non lo so. Finta. Ah, no. Benissimo. Guarda come arriva il trenino Thomas. Va che bello. Così per consumare un po' più di carbone. Certo. Eccolo. Lui okay, è Ciro, il nostro capotreno. Bello, okay. Sembra molto affidabile. Qua comunque, siamo vicino all'Etna. Esatto, siamo... proprio sotto l'Etna, e quello che tu vedi adesso alla tua destra è il ponte sullo stretto di Messina. Perché guardo. Ciro, fammi vedere. Ok. Beh, ti dirò. Sembra solido, rock solid. Sì. No, è molto solido, progettato da me in persona. E ti dico una cosa, dopo che io l'ho progettato, dopo due giorni ci darà notizia. Che Salvini voleva fare il ponte sullo stretto di Messina. Orca miseria, ha preso ispirazione, vedi. E poi, dopo che l'ho costruito, è uscita la notizia che hanno fatto il progetto. Vabbè, chiaramente hanno preso ispirazione, vedi. Sì, e qui abbiamo forse una vecchia conoscenza, la grandissima Vanessa. Ma Vanessa. Vanessa da... che lavorate ancora insieme. Sì, sì, sì. Sì. Aspetta, e lui invece chi è? No, lui... è Gennaro. Ah, non... no, no, un attimo, Rick, se puoi andare un attimo per... Ok, allora... Stava importunando Vanessa, chiaramente. Non la faceva lavorare come si deve, già che lavora poco. Ho notato. Allora, devi sapere una cosa, che per questo ponte ci sono stati diversi appalti. Diciamo che le varie aziende hanno fatto un pochettino a lotta, ok? Ah, ok. Per la costruzione. Certo. Sì, sì, sì. Soltanto c'erano due aziende, diciamo, che facevano questa lotta così. E alla fine hanno trovato una conclusione. Ok. Capito? E quindi no, hanno fatto per il ponte alla fine, sì. Beh, giustamente. Però posso dire una cosa, sembra uno spreco. Questo poteva essere una bella base per un pilastro. Lo so. Lo so. Però si producono delle ottime torte qua sotto. Vieni, seguimi. Questa qui è la nostra, è la mia pasticceria con un noto pasticcere italiano. Ciccio Gamer? No. Ah. Beh, però mi ricordo, ha un non so che di Ciccio Gamer questa foto. Sì, no, ma no, però mi ha fatto, diciamo, da maestro, sì, da mentore. Il mentore, certo, certo. Allora, Rick, siamo un attimo tornati a casa mia. Sì. Perché dobbiamo un attimo equipaggiarci per andare
a Napoli dobbiamo camuffarci, quindi prendi naturalmente i vestiti classici, tipici della fauna e della flora napoletana. Ah, comunque volevo farti vedere un attimo il mio piccolo santuario, soltanto che purtroppo per ora non sei degno di entrarci. E c'è okay. infatti la... c'è la guardia. Orca miseria, è una roccia questa guardia. È una roccia, veramente una roccia bella, tosta, e non ci fa passare, mi dispiace, non si può entrare. Va bene, bisogna rispettare certe persone. Sì, stare sì, attenti. Sì, sì. Allora, Eric, venghi, salghi sul Trenos. Ciao, Ciro. Che Ciro ci porterà adesso a Little Napoli. Little Napoli è una zona, diciamo, molto vicina a Napoli. Okay. E quelle che vedi piccola, tu adesso alla sì, molto piccole. Quelle che vedi tu però alla sinistra sono le grandissime vele di Scampia. Ah, le conosco. Vieni, scendi. Sono, sì, le vele di Scampia, che adesso ci faremo appunto una piccola visita. Però okay. prima, che fai? Non andiamo a Napoli a prenderci una pizza? Ah, ok. Pensavo fosse una prigione, ma no, confuso. No, no, no. Ma qui c'è una bellissima pizzeria. Che è la pizzeria... La sì, farina. A volte si usa pure per mangiare. Esatto. Ma guarda che qui la pizza è ottima. Hanno la formaggi di loro produzione e addirittura... Rick, guarda qui, i pelati di San Marzano. Allora, questo bellissimo, questo per qualche motivo lo vedo un po' storto. Ah no, ho capito. Comunque, vieni qua, sediamoci per mangiare una pizza, naturalmente c'è il cameriere. Ma il cameriere è lo stesso dell'insegna, quindi no. No, ma sono fratelli, Rick. Ah, ok. Sono fratelli. Chiaramente. Qui abbiamo una pizza naturalmente classica napoletana che se vuoi si può mangiare. È un po' duretta perché qui penso da un paio di mesi. Però... però fatta con ottimi ingredienti, quindi sì, si tieni la pizza classica. Questa qui è la pizza proprio doc napoletana. Naturalmente, come bello. Sai, hanno vinto i napoletani lo scudetto. Ti ricordi dal Comic Con di Napoli? Me lo ricordo molto molto bene. Eravamo esatto, guarda, alla stazione. Qui abbiamo la bandiera napoletana, la bandiera italiana. E soprattutto qui abbiamo già un compaesano. Oh, Domenico. Che ha detto? Ha detto qualcosa, aspetta. Oh, non mi vedo niente. Ah, vabbè. Oh. Ok, vabbè. Basta, non ti arrabbi. E lì c'è, vabbè, poi il simbolo. Hanno messo il simbolo dello scudetto, 3, eccetera. Vabbè, le loro robe, classiche robe. Le usanze certo. Tipiche del luogo. E adesso andiamo invece, infine, a Scampia. Quindi seguimi. Queste sono le vele originali di Scampia. Ok. Proprio... Loro sono gli abitanti? Loro, sì, sono i vecchietti sono che... Che la fai, dici tu? Vabbè. Sì, non sono un po' scontroso. Parlo una lingua diversa, giustamente, loro. Sì. Però prima di entrare all'interno delle vele di Scampia, perché hanno un utilizzo, qua mm-hmm. fuori c'è una casettina, e questa casettina è uno spara napoletani. Perfetto. Guarda, ti faccio subito vedere. La riconoscerai già subito. Certo. È la farm di villager, quindi di napoletani. Sì. Sì. Con la particolarità che quando faranno un baby napoletano, sì, verrà catapultato subito nel suo futuro all'interno delle vele alle di Scampia. Vele. Perfetto. Sì, bisogna abituarli già da piccoli questi. Guarda, eccolo. Va. Pem! Ah, però. Perfetto, ed è volato in cima? Eh sì, è volato proprio in cima. Prego, prego, vada sulla catapulta. E ah, però. Arrivo! Gennarino. Eccomi! Olè! Come vedi, perfetto, ci troviamo all'interno di un appartamento, di uno dei 100+ appartamenti delle vele di Scampia. Pensate quanta gente, e poi vogliono pure demolirle, oh, e tengo no, gente. No, queste qui sono proprio quelle nuove, di ultima generazione. Ah, questa è nuova. Esatto, un po' più moderne. Ricche, naturalmente... Ecco, sì, esatto. Dobbiamo far capire subito chi comanda, perché sennò qua Fammi passare, non ti succede niente. Non ci vuole far passare. Rick, non ci vuole far passare. Oh, incazzato. Spara, Rick, sparalo. Pezzi. Perfetto. Allora, Rick, guarda, visto che dobbiamo fare un attimo noi un pochettino di manutenzione. Sì. Prego. Orca miseria. Allora, Rick, lì guarda, c'è un buco. Mi sa che bisogna ricostruirlo. Mi sa che lì ci abita qualcuno ancora. Quindi fai molta attenzione, ok? Ok, allora aspetta.
E se c'è qualcuno, esca adesso, grazie. Sembrerebbe di no. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Agire. Certo. Oh. Oh, perfetto. Ecco. Ecco. Sistemiamo tutto. Bene, aggiustato. Bene, bene. Aspetta che lo apro un po' di più. Ok. Ah, ecco, così, ora così almeno. Bene, perfetto. Oh. Guarda quanta buffa c'è qua dentro. Ah! Danni collaterali.